Gamma Innovation Sarzana contro You Broker Bassano, partita che termina 5-2. Siamo con il portiere del Bassano, Francisco Veludo. Un commento sulla partita. Primo tempo posso dire che non abbiamo attaccato, no? Quando giochi da una pista così piccola che ti permette di ogni azione puoi creare qualcosa, puoi proponere qualcosa, non abbiamo fatto praticamente niente, non abbiamo arrivato praticamente in porta di Simone. Poi Sarzana ha messo una velocità in più, ha preso lì due o tre palline qua in contropiede, ha preso il vantaggio che dopo ci ha messo sotto il controllo del Sarzana. E poi quello è qua, sappiamo che qua da un attimo si può cambiare la partita, ma anche quando fai il 2-1 e sei lì dentro la partita, tu sai che subito dopo puoi prendere un gol, due o tre, e ci è capitato, noi eravamo consapevolenti di questo e ci è successo, seconde palline, quelle palline di concentrazione massima che ci vuole qua, non l'abbiamo avuto in quel momento lì della partita e è strameritata. È così. Una partita comunque combattuta da entrambi i fronti, tiri che non sono mancati sia da una parte che dall'altra, nonostante nel primo tempo, come dici, il Bassano abbia avuto un po' una carenza davanti forse rispetto al Sarzana. Ora comunque il Bassano deve guardare alla prossima, infatti dovrà affrontare in casa l'Hockey Monza. Eh sì, partita cruciale per sapere che tipo di campionato possiamo fare da lì in poi. Non dico che è decisiva, ma può metterci in problemi se non facciamo punti. E però tranne questa partita e quello secondo tempo lì a Valdagno e altri momenti abbiamo fatto già qualcosa bene, però sento che stiamo iniziando a cadere un po' e adesso è quello la nostra sfida per questa settimana, è provare non da iniziare da zero ma iniziare già dal punto che eravamo 15 giorni fa. E poi guardare la partita occhi sugli occhi sul Monza come se fosse il forte o il Trissino, perché quando giochiamo contro quelle squadre lì giochiamo sempre bene, non vuol dire che giochiamo bene quando stiamo un po' più giù, no, non è quello. Abbiamo proposto anche tanto con il Folonica ad esempio e non abbiamo portato i punti. Quindi è giocare dallo stesso modo e non cambiare come in questa partita oggi, il primo tempo. Tornare a quello punto di prima che non stavamo male e cercare di fare punti.